L'olio lubrificante usato, quindi è l'olio che viene fuori dai motori, dalle automobili, ma anche dai macchinari industriali quando non è più in grado di svolgere il suo lavoro. È un rifiuto pericoloso, quindi è pericoloso per l'ambiente, per la salute. Bene, questo rifiuto da circa 30 anni il consorzio obbligatorio degli oli usati lo raccoglie su tutto il territorio nazionale a titolo gratuito, quindi non ci sono costi per il detentore di questo rifiuto, e lo indirizza all'industria della rigenerazione. Quindi da olio lubrificante usato viene fuori dell'olio lubrificante nuovo di qualità paragonabile a quello di origine petrolifera. Questo noi consideriamo che in Italia se ne producono quasi 200.000 tonnellate di questo olio lubrificante usato, in Lombardia quasi 40.000 tonnellate, nella provincia di Mantova quasi 1.800. Ecco, di questo prodotto noi ne raccogliamo quasi il 95%. Tuttavia non siamo contenti, noi vogliamo raccoglierne il 100% e quindi inseguiamo il 5% che ci manca, che sono circa 8-10.000 tonnellate a livello nazionale, tramite campagne di sensibilizzazione come questa. La mattina noi incontriamo le scuole, quindi sensibilizziamo i ragazzi, gli adulti di domani. E poi però nella fase successiva noi abbiamo la conferenza stampa, dove facciamo incontrare e incontriamo le istituzioni pubbliche, la stampa, le associazioni di categoria, in modo tale da poter trattare questo problema, se il problema sussiste. Per la provincia mi sembra che Mantova sia molto ben attrezzata da questo punto di vista, e poi perché no anche cercare di impostare una risoluzione al problema se c'è. Questo è un momento di informazione, no? per la gente, molto importante. Noi siamo impegnati, lo saremo soprattutto dall'inizio dell'anno venturo, appunto per raggiungere l'obiettivo di una maggiore percentuale di raccolta differenziata che si potrà raggiungere con il porta a porta. Vedremo quindi nel corso del 2012 di potenziare il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i nostri cittadini. Ma una campagna che assolutamente dobbiamo associare a quella dell'aumento della percentuale di raccolta differenziata è quella della diminuzione della produzione dei rifiuti. E intesa quindi a massimizzare il recupero della materia, dell'energia e a ridurre il conferimento in discarica. Questa campagna per gli oli è importantissima perché l'abbandono degli oli usati sul territorio è un gravissimo danno ambientale. Il Comune organizza anche una giornata, la giornata dell'albero, dove si raccoglie l'olio. Sì, con grandi difficoltà, ma speriamo anche per il 2012 in primavera di avere la nostra giornata dell'albero, in cui grande partecipazione avranno proprio i ragazzi delle scuole, no? Di questo collegamento tra tutela dell'ambiente e la raccolta differenziata dei rifiuti.